Sì, grazie Presidente. Sul tema del benessere animale, come sa già il collega Filomeni, l'amministrazione sta facendo tanto, comunque sta utilizzando tutti gli strumenti possibili per trattare un tema sensibile alla cittadinanza. Per quanto riguarda il randagismo e anche diciamo, la lotta, insomma, a questo fenomeno che spesso e volentieri, insomma, accade nel periodo estivo, ma di fatto accade un po' durante l'anno. Solare. Appunto, l'amministrazione ha messo in campo delle campagne di comunicazione proprio per sensibilizzare il cittadino ad avere più consapevolezza e più coscienza appunto, del fatto che abbandonare un animale oggi innanzitutto è un reato penale, ma comunque distrugge di fatto la vita di un essere senziente. Noi abbiamo promosso tre campagne a titolo gratuito da parte appunto chi si è proposto poi a mettere in gioco e anche mettere il proprio volto, un volto conosciuto, perché la prima campagna la facemmo con l'attore Christian De Sica, poi con il cantante Zarrillo e poi l'anno scorso con l'attore Stefano Fresi. Il prossimo anno ci sarà un'altra campagna, ma oltre a questo, insomma, stiamo elaborando anche degli atti importanti. Abbiamo terminato il regolamento sul benessere animale, dove la Commissione Ambiente ha svolto un lavoro importante in sinergia con le associazioni animaliste. Abbiamo una bozza di regolamento sulle attività, sugli spettacoli viaggianti, elaborato insieme alla collega Guadagno, e abbiamo una bozza di regolamento sulla gestione dei canili di Roma Capitale. Abbiamo terminato il regolamento sulle botticelle, per l'eliminazione delle botticelle o comunque lo spostamento delle botticelle all'interno dei parchi storici, perciò ecco, questo ci caratterizza appunto come un'amministrazione che vuole bene agli animali. Ecco, perciò non possiamo che votare a favore di questa mozione, ringraziando appunto il collega, insomma, di aver evidenziato anche delle azioni, dei suggerimenti che possono essere importanti e che possono essere accolti. Grazie.